Il modo di lavorare sia per gli attori che per i registi in un film fantastico, di fantascienza, fantasy, chiamatelo come volete, è un po' diverso, abbastanza diverso da un film tradizionale, di una commedia o di un thriller, qualsiasi sia l'argomento. Perché? Perché è ricco di effetti speciali. Gli effetti speciali implicano, se sono a livello, diciamo, mastodontico, implicano delle lavorazioni molto diverse e complicate. Prima di tutto, in primo luogo, ci vuole un chroma key, perché è diciamo, il filo conduttore per realizzare una produzione ricca di effetti speciali, come quello che magari vedete alle mie spalle, oppure come questo momento qua. Poi vediamo il regista cosa farà vedere che io non vedo. Benissimo, allora, cosa volevo dirvi in effetti? Che gli attori devono essere abituati a lavorare con degli sfondi che non esistono, con delle comparse che non esistono, attaccati a dei cavi d'acciaio, con un monte di artifici che probabilmente rende molto complicato, però anche divertente il loro lavoro, e lo vedrete in qualche clip. In ogni caso, se uno dovesse andare a vedere la lavorazione di uno di questi film, probabilmente si annoierebbe, come si annoia chi va a vedere un set che non può seguire, si accorge che non può seguire le fasi della narrazione, perché non c'è un filo conduttore, perché non si sa in quale scena stiamo girando. Come sapete, non si gira la scena dalla 1 alla 212, ma si comincia a girare magari la scena numero 100, la scena numero 20, poi si torna alla 21, poi si va alla prima, quindi un'enorme confusione. Tutto questo condito da, diciamo, dei tempi di attesa incredibili. Comunque, a parte questo, per ritornare alla lavorazione dei film di fantascienza, direi che ci si diverte forse solo noi a vedere qualche dietro le quinte come questa. Lo sapevate che Robert Rodriguez ha scritto le musiche di Kill Bill? Forse sì. Forse non sapevate però che fu pagato un solo dollaro da Quentin Tarantino per questo lavoro. Vabbè, fu diciamo un risarcimento simbolico. Però Quentin Tarantino ha restituito il favore a Robert Rodriguez girando una scena di Sin City, venendo pagato un solo dollaro. Stop.